amore. 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 Buongiorno. Era buono il lattino. Stentata. No, no. Lascia. Lascia, Angelica. Non è te, oh. Ragazzi, buongiorno. La piccolina si è riaddormentata. Stamattina ci siamo svegliati sotto la neve. Adesso ha smesso, però è tutto innevato. Bellissimo. Io adoro la neve, veramente meravigliosa. Mi mette di buon umore. Comunque, allora, adesso dobbiamo uscire. Più tardi dobbiamo uscire, sperando che non ghiacci, perché quello è il lato brutto, ecco, della neve. E vediamo un po' come ce la caveremo. Ho la voce un pochino ancora nasale perché sono ancora addormentata. Sono due notti che stiamo dormendo tutta la notte con Angelica, cioè pazzesco, non mi sembra vero. Sarà forse è la terza volta che capita da quando è nata e quindi niente, mi sto un attimino riprendendo. Tra l'altro qua sul suo seggiolone c'è la pallina, perché ovviamente abbiamo tolto il gancetto. Ovviamente negli anni scorsi c'erano Lisa e Carolina che smontavano l'albero, quest'anno c'è Angelica che col suo papà lo smonta, quindi mi ritrovo palline in giro. Comunque, allora, no, stavo guardando che stava passando un signore, pensavo fosse mio nonno. Siamo stati ieri da Universo Bimbo, abbiamo fatto una bella scorta di plasmo. Perché la piccolina va matta, va veramente matta, e quindi abbiamo provato a prenderle il barattolino, la scatolina, quella piccolina, perché l'estate scorsa l'abbiamo comprato quello in polvere, sempre della Plasmon, da sciogliere nel latte. Non si scioglie benissimo, però lei lo detestava, quindi abbiamo abbandonato l'idea di darle anche solo il biscottino. Adesso sembrerebbe che i suoi gusti siano cambiati, quindi abbiamo provato a prendere prima la confezione piccola. Ne è andata matta proprio, quindi adesso abbiamo fatto un bel rifornimento. Comunque adesso aspetto che si sveglia. Intanto sentite per le scale gli imbianchini, hanno quasi finito. Per settimana prossima dovrebbero finire. Hanno dato una bella tinteggiata alle pareti, ci voleva proprio. E hanno finito prima loro di quelli del piano di sopra, ragazzi. È pazzesco, pazzesco. Che sta ancora dormendo nonostante tutto il caos che c'è in sottofondo, proprio lì che dorme con la bocca spalancata. Comunque, come vi ho detto prima, questa mattina appunto usciremo per fare qualche pensierino. In realtà non ho ancora iniziato, solitamente ogni anno mi sono sempre organizzata per tempo, però quest'anno sto arrivando un po' tardi, dal momento che con la bimba, con l'influenza che abbiamo avuto e il lavoro è stato un tantino impegnativo e ancora non sono riuscita a dedicarmi ai regali di Natale. Come lavoro, se mi seguite da un po', saprete che io insieme alla mia famiglia lavoro nell'ambito dei prodotti ittici, quindi questo è il periodo più incasinato di tutto l'anno, per cui appunto mi viene un pochino difficile riuscire a dedicarmi ai regali, però appunto oggi voglio iniziare a prendere qualcosina. Se anche voi siete ancora in alto mare come me, vi consiglio di pensare magari a un regalo che potrebbe essere ottimo e anche molto gradito in questo periodo, che è appunto la classica candela profumata, molto, molto gradito come regalo, perché comunque in questo periodo di feste trascorriamo tanto tempo a casa, o comunque solitamente più tempo del solito, ed è bello comunque poter
ricevere un regalo del genere, perché crea l'atmosfera, si avvolti da questa atmosfera magica, da questo profumo buonissimo, e quindi secondo me potrebbe essere un'ottima idea regalo. Poi ovviamente bisogna valutare anche il tipo di persona alla quale fare il regalo, bisogna magari tener conto della sua personalità. Se è una persona con un animo romantico, si potrebbe pensare a una candela che profuma di rosa o di gelsomino, ad esempio. Oppure magari per coloro che amano questo periodo dell'anno, che adorano il Natale, si potrebbe pensare a una profumazione al bosco, alla cannella. La cannella è strepitosa. Ecco, io adoro il Natale e la cannella per me è il profumo più buono che ci sia, soprattutto in questo periodo. Ad esempio, vi consiglio questa, ragazzi, è meravigliosa. Se vi ricordate, in qualche video fa ve ne avevo parlato, vi ho detto che avevo in mente di prenderla perché è veramente buonissima. È praticamente la candela maxi cheesecake al caramello salato e ha una durata di combustione di oltre 75 ore, quindi veramente dura tantissimo. E come note è appunto al caramello, crema alla vaniglia e nocciola tostata. È l'ideale per questo periodo di feste, veramente buonissima. Non appena ho aperto il mio pacco è stato il primo profumo che è emerso, perché mamma mia, è fantastica. Poi appunto dura veramente tantissimo, è anche molto bello il packaging, ovviamente come tutti i prodotti di Ave May, perché fa tanto arredamento, tanto atmosfera. Ragazzi, è un qualcosa di paradisiaco veramente. Altra idea regalo potrebbe essere il set regalo mini foodie con 4 candele che hanno 14 ore di combustione. E come candele abbiamo Bora Bora, che ha la noce di cocco, vaniglia e fava di tonka. Poi c'è Zurigo, che ha il cacao, latte e nocciola, buonissima. Strasburgo, vaniglia, caramello e pesca. E poi c'è Bruxelles, che invece ha la nocciola, caramello e cocco. Che carine che sono, veramente carinissime. E infine un'altra idea regalo potrebbe essere lui, il diffusore a bastoncini Norvegia. I diffusori a bastoncini di Ave May, ragazzi, hanno una durata pazzesca. Cioè, io ne avevo un altro che ho utilizzato da maggio a settembre praticamente, e ce n'era ancora un pochino, poi alla fine l'ho tolto perché comunque era una profumazione estiva, però vi giuro che veramente dura proprio tanto tanto. E ritornando appunto al diffusore Norvegia, ha note di ambra, mughetto e muschio, quindi anche questo potrebbe essere perfetto come idea regalo in questo periodo. Se farete l'ordine entro questi giorni, approfittando della promozione del codice sconto che vi lascio scritto in info box insieme al link, potrete, diciamo, riuscire a ricevere il vostro ordine prima dell'arrivo del Natale. Tra l'altro, la promozione prevede il 50% di sconto con il mio codice sconto. In più, se nel carrello raggiungete una spesa minima di 39 euro, potrete avere un best seller, un prodotto in omaggio gratuitamente. E quindi potete, diciamo, spendere veramente pochissimo e avere il prodotto che più vi piace. Ripeto che vi lascio tutto scritto in info box, così come anche il link per andare direttamente sul sito di Ave May. Guardate chi c'è! Ciao, oddio, mi sono svegliata! Adesso mamma mi dà il biscottino. È vero? È vero che la tua mamma ti dà il biscottino? Cosa c'è? Mamma mia! Mamma mia, il mio cuoricino bello, bello, bello. Andiamo a prendere il biscottino. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, oh, guarda che capelli, sembra un pulcino piccolino. Dunque, apriamo i biscotti. Che buoni. Questi li ha comprati mamma. Ma perché quello in mano? Non si tocca questo di mamma. Ecco, guarda. Oh, che buono. È buonissimo. È vero? Ma ti piace tanto?
adesso, poi stasera lo riproviamo nel lattino, vero? Che buono! Mamma mia, che bontà! Amore, perché stai parlando col biscottino? Comunque oggi ho dei capelli super elettrici, non riesco a capire il perché. Ho passato la piastra, ma nonostante ciò sono veramente super elettrici, non stanno neanche in piega perché tendono a restare un pochino appiattiti, forse per il tempo, non so, non riesco a capire. Vedete, sono proprio, vedete come rimangono? Così, proprio non, boh, non so perché. Comunque, a proposito di lavori al piano di sopra, ragazzi, dunque, sono nate delle tensioni condominiali in seguito a quella telefonata che ho fatto all'amministratore. Si è bloccato tutto, ripeto, non so se mi abbia registrato la parte prima o meno, comunque sono nate delle tensioni condominiali in seguito alla telefonata che ho fatto all'amministratore, quella in cui gli chiedevo di contattare appunto la proprietaria del piano di sopra per chiederle di rispettare almeno l'orario di riposo condominiale, dato che in quei giorni poi avevo la bimba che stava male, aveva la febbre, era molto noiosa, non riusciva a dormire e questi battevano a mezzogiorno e mezza, alle 1:30, alle 2, alle 3 senza interruzione. E praticamente cosa è successo? Però questa cosa non è colpa dei condomini, nel senso, i lavori stanno continuando ovviamente anche nei giorni di festa, tipo l'8 dicembre, di sabato, senza assolutamente rispettare appunto gli orari e senza rispettare soprattutto i giorni di festa. Io sono andata via da casa praticamente per tutta l'estate perché avevo la bimba piccola, perché battevano, trapanavano, facevano di tutto e di più e comunque non volevo rompere le scatole. A una certa, quando è arrivato il freddo, la bambina stava male, ero costretta a rimanere chiusa in casa e quindi non ci ho più visto, perché la tolleranza mia è tanta, ma fino a un certo punto poi finisce. Cos'è successo? È successo che l'altro giorno è arrivato il corriere. È arrivato il corriere per consegnarmi un pacco. Un pacco inviato da un'azienda. E praticamente, allora, io non do più l'indirizzo di casa, proprio perché so che il corriere cosa fa quando arriva? Anziché, cioè, citofona qua, se io non ci sono, perché sono fuori per lavoro, comunque in generale non sono a casa, suona tutti gli altri piani e gli lascia il mio pacco, senza neanche avvisarmi, senza chiamarmi, senza appunto chiedermi l'autorizzazione per farlo. E quindi per questo motivo io non lascio più questo indirizzo sia alle aziende, ma sia anche quando proprio compro io personalmente. Solitamente do la ditta di Omar come indirizzo di consegna, oppure anche casa dei miei genitori, anche perché è un condominio dove se il corriere ti lascia il pacco sopra la buca delle lettere e se ne va, tu lo ritrovi perché nessuno tocca niente. Comunque, cosa è successo? È successo che appunto mi sono dimenticata di riferire il cambio di indirizzo appunto a un'azienda e me l'ha inviato qua. Tra l'altro io neanche lo aspettavo questo pacco perché non mi ha avvisato l'azienda. L'altro giorno arriva il corriere, io non ero in casa, ha citofonato praticamente a tutti, questo me l'ha raccontato mia nonna, ha citofonato quindi anche a lei. Mentre mia nonna rispondeva al citofono, ha sentito la voce di quello del piano di sotto, che sarebbe il proprietario di sopra, perché hanno comprato anche sopra, probabilmente, non so, per rivenderla, per affittare l'appartamento, non lo so, comunque affari loro, che ha risposto in malo modo, noi non ritiriamo nessun pacco. Ovviamente, cioè, io gli ho fatto la segnalazione all'amministratore, ci manca, cioè, era impossibile che potessero ritirarmi un pacco, ma giustamente, cioè, io assolutamente non volevo neanche che il corriere arrivasse a citofonargli e a chiederglielo, cioè, sinceramente, non volevo prima, quando comunque i rapporti erano sereni e tranquilli con tutti, figuriamoci adesso, mi dà proprio fastidio essere un peso, tra virgolette, una rottura per gli altri, anche perché poi tutto questo implica il fatto di dover scendere, quindi non voglio. Però di una cosa sono contenta, che almeno rispondendo così adesso io comunicherò anche a quell'azienda il cambio di indirizzo, proprio perché mi ero scordata di farlo. Però
sono contenta che abbiano risposto così, perché almeno questo corriere, che è sempre lo stesso della zona, un attimino, cioè al prossimo giro, se dovesse capitare di nuovo di consegnarmi qualcosa, non capiterà più, però se dovesse capitare, almeno ci pensa due volte al prossimo giro a suonare agli altri, anche perché, cioè, io non gli do l'autorizzazione, quindi adesso, dato che ci sono queste diatribe, queste situazioni di tensione, metti che quelli mi ritiravano il pacco e poi dopo non me lo consegnavano, io neanche sapevo che era arrivato, cioè devi chiedermi, un conto che sono io che non ci sono, allora o mi lasci, o ripassi in teoria, però adesso mi rendo conto che essendo Natale è un delirio, però questo discorso avviene sempre anche in pieno agosto, anche a luglio, quando comunque la situazione a livello di acquisti è un pochino più soft, non aspetta, cioè non mi telefona, non mi chiede niente, lui prende e lascia al primo che capita. E, adesso comunque, a maggior ragione, essendo Natale, ovvio che va ancora più di fretta, però se mi mettesse semplicemente anche solo un avviso lì vicino al citofono, io me lo vado poi a ritirare ovunque sia, in qualche deposito, tanto comunque sono sempre più o meno qua nei paraggi, vado nel fine settimana con Omar un attimino e vado a ritirarmelo. E comunque, queste belle tensioni familiari, familiari, sono parenti anche queste persone qua, sono veramente stupende. Poi sotto Natale è proprio meraviglioso. Ciao mucca mocciosa, che bella vita, sul termosifone caldo. Ti do fastidio, ma per te neanche esisto, comunque ok, me ne vado. Ragazzi, buonasera. Allora, mi vedete vestita con il cappotto perché adesso corro dai miei, dove c'è la mia piccolina che si è svegliata dal suo riposino lunghissimo pomeridiano. Io ho terminato di lavorare, oggi ci ho dato dentro, sono venuta qui a casa in modo da poter star sola e tranquilla. Se sono da sola, in silenzio, rendo il doppio
di quando sono ovviamente con Angelica. Comunque la candela è meravigliosa, adesso sono venuta qui davanti per spegnerla perché ovviamente sto per uscire, però meravigliosa, ho deciso che la regalerò, ne comprerò una anche per mia nonna, ovviamente non le vado a regalare questa che è già utilizzata, però è buonissima ragazzi, veramente, veramente buonissima, ha un profumo, fa venire voglia di mangiarla, veramente eccezionale. Comunque volevo rispondere a un commento frequente che mi viene fatto, più che altro da alcune signore. Questo cappotto che vedete è un cappotto di Zara. Il pellicciotto qui che vedete è un pellicciotto finto, perché ci sono persone che insinuano che si tratti di pelliccia vera, che io non sono poi così amante degli animali perché questa è pelliccia vera. Allora, io a qualcuno ho risposto, perché mi fanno ridere questo genere di commenti, ho risposto che si trattava di una delle nostre gatte, commento orrido, lo so, mi rendo conto, però alla fine a determinate affermazioni, a determinati commenti, cosa puoi rispondere? Io in maniera scherzosa rispondo che si trattava di una delle nostre gatte, ovvero di Lisa, che mangiava troppo, non riuscivamo più a mantenerla, quindi ne ho fatto un bel pellicciotto. Quindi, mamma mia, io anche mi metto a fare dell'ironia con le persone che non sanno che cosa sia l'ironia, e quindi niente, mi do praticamente la zappa sui piedi, perché poi si entra in un vortice infinito. Allora, la pelliccia che vedete è sintetica, è fatta molto bene, lo riconosco, è fatta veramente bene, perché comunque è bella lucida rispetto a quella sintetica classica che tende ad essere un po' plasticosa, però è sintetica, non è pelliccia vera di animale. Ok, ci tengo a precisarlo perché ogni volta e in ogni video che in cui ho su questo cappotto, apriticello, sempre insulti, sempre insinuazioni, parolacce. No, non ho ucciso nessun animaletto. Come vedete, in questa casa gli animaletti stanno anche meglio di noi. La sto mettendo lì sopra così la cuocio e la mangiamo stasera. Basta, la smetto, la devo smettere. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video.